Allora, come vedete, ho lasciato soltanto la definizione delle due operazioni che abbiamo in RN. Adesso la andiamo a pensare, perché una è un'operazione interna, l'altra no. Andiamo a vedere quali sono le loro proprietà. Allora, il primo gruppo di proprietà di queste due operazioni si può enunciare sinteticamente dicendo che con la somma i vettori di Rn sono un gruppo abeliano. Quello, lo sapevamo già che cos'è un gruppo abeliano da analisi 1. E allora che cosa vuol dire questo? Allora, prima proprietà: se x sta in Rn e y sta in Rn, x più y operazioni interne. La somma è un'operazione interna. Faccio la somma dei due vettori e esce fuori un altro e non esco fuori dallo spazio, no? Prendo due vettori di R2, li sommo, ottengo un vettore di R2, due vettori di R7, li sommo, ottengo un vettore di R7. Secondo, rispetto a questo, diciamo, secondo, terzo e quarto, altre tre proprietà, rispetto a questa operazione interna, Rn è un gruppo. Che significa un gruppo? Che esiste l'elemento neutro, esiste il vettore nullo. Chi è il vettore nullo? È il vettore che ha tutte le componenti nulle. Qua diciamo in Rn, quindi si intende che le coordinate sono n. Quindi il vettore nullo, se siamo in R3, ha 3 coordinate uguali a 0, se siamo in R5 ha 5 coordinate uguali a 0. Non è lo stesso, cambia a seconda dello spazio. In R2 è 0, 0, in R3 è 0, 0, 0. Chiaro? E qual è la proprietà del vettore nullo? Tale che x più il vettore nullo è uguale al vettore nullo più x è uguale a x per ogni x appartenente a R. Poi sono dimenticato qua, questa è meglio che la chiamiamo 3, e la 2 era la proprietà associa, cioè x più y più z è uguale a x più y più z per ogni x, y, z che sta estiare in Rn. Se li volete chiamare con lettere che vi piacciono di più perché sono vettori, le chiamate U, e W invece di X, Y, Z. Allora, quello è un fatto di notazione. L'importante, se stanno in Rn, sono sempre quelli. Okay. Quindi questa è la proprietà associativa. Poi esiste l'elemento neutro. L'altra proprietà è che esista quello che si chiama l'inverso. Chi è l'inverso? In questo caso è l'opposto. L'opposto non è altro che il vettore, in questo caso, con tutte le coordinate cambiate in segno. Tale che meno x più x è uguale a x più meno x uguale al vettore x, e questo vale per ogni x appartenente a Rn. Fino a qua, se vi ricordate, vuol dire che Rn con l'operazione di somma vettoriale è un gruppo.
Abeliano, che significa abeliano? Proprietà commutativa, cioè la quinta proprietà è x più y è uguale a y più x per ogni x e y appartenente a f. Chiaramente quando io vado a fare la somma dei due vettori di Rn, o metto uno sopra e l'altro sotto, uno sotto e l'altro sopra, quando faccio la somma comovente per comovente, il risultato viene lo stesso. Per quale motivo? Perché la somma dei numeri in R è una operazione commutativa. Quindi componente per componente le somme commutano e quindi quando vado a fare invece la somma con la regola del parallelogramma, quella è definita, chiaro che non importa l'ordine, e quindi anche lì si capisce che x più y 1 più 2, 2 più 1 è la stessa cosa. Quindi un gruppo abeliano. E fino a qui abbiamo 5 proprietà. Il problema è che ce ne mancano ancora altre 4-5, secondo me, come si vogliono contare. Però abbiamo ancora un'altra operazione. Bisogna andare a vedere quali sono le proprietà di questa operazione. Questa operazione come la denotiamo? Formalmente mettiamo un puntino, ma in realtà non si mette niente. Cioè, quando io voglio scrivere 5x, metto il 5 vicino alla x, quindi si giustappongo un numero reale e un vettore x per indicare la moltiplicazione per il numero reale. Allora, questa operazione da dove va? Questa operazione va da R cartesiano Rn a valori in R. Quindi se io ho l'operazione che a lambda x associa lambda x in Rn, cioè prende un scalare, prende un vettore, il prodotto è di nuovo un vettore, cioè io prendo v con motivo per 5 e ottengo 5 v. Questa è l'operazione, si chiama prodotto del vettore x per lo scalare lambda, e non è un'operazione intera perché prende due ingredienti che stanno in due spazi diversi, non prende due vettori e ne fa un qualcosa e produce un terzo vettore, prende uno scalare, un vettore e produce un vettore. Chiaro? Io prendo v, lo moltiplico per 5, ottengo il v. Prendo v, lo moltiplico per meno 1, ottengo meno 1. Allora, quali sono le proprietà di questa applicazione? Innanzitutto uno può definire appunto dominio e codominio, quindi questa qua può essere vista come una proprietà. Poi abbiamo una sorta di associatività, una sorta perché non è proprio un'associatività, cioè lambda mu v o mu x è uguale a lambda mu x per ogni lambda e mu appartenenti a R e x che sta in Rn. Attenzione però che questa qui è il prodotto per uno scalare, cioè facciamo un esempio, se io faccio 3 volte 5 volte v x, quanto verrà? Verrà 15x, quindi posso fare anche 3 per 5 che fa 15 e moltiplicarlo per x. Però attenzione che le operazioni che si seguono qua sono diverse. Qui prendo x, lo moltiplico per lo scalare 5 o mu, poi quello che viene è un nuovo vettore, lo moltiplico per lo scalare lambda, quindi ho due volte l'operazione che è prodotto per uno scalare. Invece qua questo è un prodotto per uno scalare, ma questo è un prodotto tra due numeri di R, è diverso. Io prendo 3 per 5 e fa 15 e poi lo moltiplico per x e fa 15x. Però se lo fate
provate a farlo, come ho detto, cioè è evidente che funziona. Chiaro? Se io prendo un vettore, lo motivo prima per 3 e poi per 2, che mi verrà? 6 V. Prendo V. Prima motivo per 3, poi motivo per 2, tutte le componenti verranno moltiplicate per 6. Quindi è come moltiplicare tutte le componenti per 6. Quindi come moltiplicare il vettore per 6. Quindi questa è una specie di associatività. Poi c'è un'altra proprietà. 1 per x deve fare x per ogni x appartenente a R. Oh, 1 è l'elemento di R, l'elemento neutro di R. Cioè se prendo un vettore, lo moltiplico lo scalare 1, mi deve rimanere qua. Questa proprietà è, diciamo, ovvia, perché se moltiplico per 1 vuol dire moltiplicare tutte le componenti per 1, il vettore rimane uguale. 3, 1, 7, moltiplico le componenti per 1 rimane 3, 1, 7. Però va enunciata, perché poi in generale quando andremo a riportare le stesse operazioni su un quadro più astratto, questa proprietà ci vuole, perché normalmente non è scontata. Qua è scontata, è evidente, un secondo. Poi ci vuole una specie di distributività a destra e a sinistra, cioè lambda più mu prodotto scalare per x, prodotto per uno scalare per x, non è prodotto scalare, perché poi il prodotto scalare di due vettori è un'altra cosa, la faremo molto più veloce. Se io prendo lambda, lo sommo lo scalare mu e lo moltiplico come scalare per il vettore x, viene lambda x più mu. D'altro canto posso fare lambda moltiplicato per il vettore x più y, no? E questo mi fa lambda x più lambda y. Ma questo deve essere vero per ogni lambda e mu appartenente a R, x e y appartenente a R. Ok, adesso lo mando un po' più in alto che si vede meglio. Ok, attenzione però che qui ho usato più qua e più qua, questi due più sono diversi, e che questa è una somma di che? Di due vettori, no, prodotti scalari. Questo è un vettore prodotto per uno scalare che mi dà un altro vettore, quindi somma di due vettori. Qui invece è la somma di due scalari, cioè di due numeri. Chiaro? Questi si scrive così, però quei due più hanno due significati diversi. Ovviamente il significato si capisce, perché quando più lo metto tra due scalari sto sommando due scalari, quando lo metto tra due vettori sto sommando due vettori. Però va capito che è diverso. Invece qua, questa è la somma di due vettori e questa è la somma di due vettori. Quindi le due proprietà sono una specie di distributività, però sono diverse, nel senso che una riguarda, diciamo, qua abbiamo sempre somma tra vettori, quindi qua abbiamo somma tra vettori e qua invece abbiamo somma di due scalari. È chiaro? Ok. Che altro ci abbiamo? Niente, basta. Quindi è chiaro che mi sembra di non dimenticare niente. Se questa qua ne volete fare due invece di essere 9 su 10, se le volete enunciare in maniera diversa, che sono leggermente diverse, però in genere si possono mettere pure sullo stesso numero. Ok? Sì, associatività ce l'abbiamo messa, 1 per x fa x. Uno potrebbe dire
quanto fa 0 per x? Secondo voi quanto fa? Chi viene? Se moltiplico x per lo scalare 0, chi viene? Non è esposto correttamente. Il vettore nullo, attenzione, questo è uno scalare, questo è un vettore. Se prendo 5, 3, 1, moltiplico per 0, mi viene 0, 0, 0. Quindi 0 per qualunque vettore di Rn mi fa il vettore nullo. Ma questo ce lo devo mettere come proprietà o si può dimostrare, secondo voi? Siete furbi, dovreste aver intuito che si possa dimostrare. Se già l'ho messo, si potrà dimostrare. Come si dimostra? Allora, vediamo un po'. Se io devo fare per esempio 0 per x, questo lo posso scrivere come 0 più 0 per x, perché in R se io faccio 0 più 0 fa 0. Però se vado a usare adesso la proprietà numero 9, 9a, la prima, 0 più 0 per x quanto farà? Farà 0 per x più 0 per x. Allora questo è sempre lo stesso vettore, chiamatelo v. Avete v uguale v più v. Ma ogni vettore ha il suo opposto. Quindi ci sarà meno 0 per x più 0 per x. Questo opposto lo posso aggiungere tutte e due le parti. Quindi questo qua sarà uguale a meno 0 per x più 0 per x più 0 per x. Vabbè, le parentesi non sono necessarie. Ora, quando prendo un vettore, qua invece è meglio metterci le parentesi perché sto sto cambiando segno a tutti i vettori. Ok? Ora, quando prendo un vettore e lo sommo al suo opposto, il risultato quanto fa? Deve fare il vettore nullo, perché questa era la proprietà numero 2, 3, 4. Qualunque vettore sommato al suo opposto mi deve il vettore nullo. Quindi qua cosa mi viene? A sinistra mi viene il vettore nullo, qua mi viene il vettore nullo più 0 e x. E questo pure fa il vettore nullo. Ma questo fa il vettore nullo più qualunque vettore fa 0 per x, quindi 0 per x deve fare. Quindi usando le proprietà 4, 9 eccetera eccetera si arriva a dimostrare che se prendo 0 lo moltiplico per un vettore mi deve fare il vettore. Quindi come vedete la gente prima di fare questa lista di proprietà ci ha pensato, non è che sono proprietà scritte così, alla carolina, sono scritte con un criterio, cioè nel senso che sono quelle proprietà che mi servono, perché se non ho queste non posso lavorare, ma se ho queste tutte le altre derivano da queste. Chiaro? Quindi se ho Rn, i vettori di Rn, su Rn posso fare due operazioni. Una prende due vettori e li somma, l'altra prende un vettore e lo moltiplica per uno scalare. Quindi lo ha sostanzialmente, che significa questo in termini fisici, diciamo dei vettori della geometria? Lo allunga o lo accorcia eventualmente cambiando di prezzo. È chiaro? Se lo moltiplica per uno scalare positivo lo allunga o lo accorcia, se lo moltiplica per 0 fa diventare vettore nullo, se lo moltiplica per uno scalare negativo prima gli cambia verso e poi lo allunga. Chiaro? Ovviamente io cosa posso fare? Queste operazioni le posso fare più e più volte. Ok? Le posso fare più e più volte. Ok.
Ora la stessa cosa, le stesse proprietà le andiamo a usare come definizione di spazio vettoriale. Allora, prima di tutto si dice spazio vettoriale V sul campo K una terna V K più puntino che soddisfa. Allora, questi sono insiemi, questo è un insieme, questo è un campo. Perché un campo? Chi è V? V sarà l'insieme dei V vettori. K sarà l'insieme degli scalari. E perché deve essere un campo? Perché se vi ricordate, gli scalari li devo poter moltiplicare. Ricordate? 3 per 5 per x. Quindi gli scalari si devono poter moltiplicare. E questo si può fare dove? In un campo. Sicuramente in un campo si può fare, a ogni scalare c'è anche, se è diverso da zero, c'è anche il reciproco. Chiaro? Gli scalari, se abbiamo un campo, gli scalari si possono sommare e moltiplicare, non solo sommare. Cioè, gli scalari ci serviva sia l'operazione di somma di due scalari nella proprietà distributiva, sia l'operazione di prodotto di due scalari nella proprietà associativa. Quindi ci vuole per forza. Poi, oddio, quello che non ci vuole per forza è che sia la moltiplicazione sia abeliana. Però noi la vogliamo. Gli spazi vettoriali su un corpo K se li fanno a matematica. Perché poi, se no poi sono spazi vettoriali. Possiamo avere poi gli spazi vettoriali destri, spazi vettoriali sinistri. Cioè, si può complicare la faccenda. Però noi andiamo sul classico, su quelli che sono, diciamo, il 99% degli spazi vettoriali che fanno. Ci restringiamo un po', però no, non è una restrizione catastrofica e copre praticamente tutto quello che c'è sul mercato. Noi definiamo spazio vettoriale un insieme V di vettori su un campo K con due operazioni. Basta questo per definirlo? No, ci vogliono tutte le proprietà che devono essere rispettate. Allora, prima proprietà l'operazione di somma cosa fa? Deve prendere due vettori e produrre un altro vettore. Rispetto a questa operazione che è la somma, come si faceva per Rn? Ora a me cosa interessa? Interessa solo che ci sia questa operazione, poi magari se i vettori sono fatti in maniera diversa l'operazione sarà fatta in maniera diversa, però basta che rispetti certe proprietà. Quali sono queste proprietà? Che V rispetto a questa somma deve essere un gruppo abeliano. Quindi le proprietà devono essere le stesse. Allora, questa è un'operazione interna. La proprietà numero 2 è che deve essere associativa. V 1 più V2 più V3 deve essere uguale a V1 più V2 più V3 per ogni V1, V2, V3 appartenenti a V. Terza proprietà, esiste un vettore che chiamiamo vettore nullo di V
tale che V più il vettore 1 uguale è uguale al vettore 1 più V è uguale a V per ogni V appartenente a V. Quarta proprietà: esiste per ogni V appartenente a V esiste meno V tale che V più meno V uguale a meno V più V uguale a vettore nullo. Un vettore opposto, perché se no non è un gruppo, se vi ricordate per essere un gruppo rispetto all'operazione ci deve stare l'elemento nero, l'elemento opposto e l'operazione essa associativa. E quinta, V1 più V2 deve essere uguale a V2 più V1 per ogni V1 appartenente a V. Vi ricordate? Vabbè. Gruppo abeliano. Abeliano lo scrivo qua perché se togliete la quinta proprietà è un gruppo ma non è abeliano. Va bene? Allora, quali saranno le altre proprietà che serviranno? Che serviranno le proprietà analoghe a quelle di prima. Sesto per proprietà, l'operazione puntino prende uno scalare, prende un vettore, allora questi stanno in K cartesiano V e mi associo un vettore che chiamo lambda V. Questa moltiplicazione per uno scalare. Poi, quali sono, devono essere le proprietà di questa applicazione? Ovviamente va da K cartesiano V in V, prende lo scalare, prende un vettore, ottengo un vettore. Deve godere delle proprietà che lambda mu V è uguale a lambda mu V, questo per ogni lambda e mu appartenenti a K e V appartenenti a V. Qua non ce l'ho messo il puntino proprio per far vedere che questa moltiplicazione non è il prodotto per uno scalare ma è la moltiplicazione di due elementi di K. Era la specie di proprietà associativa che avevamo prima. Poi la proprietà numero 1 per V deve fare V per ogni V appartenente a V. Ovviamente 1 chi è? Se state in un campo voi avete due elementi che sono sicuri che ci siano, solo quelli. Un campo può avere anche solo due elementi, c'è lo 0 che è il prodotto, che è l'elemento neutro della somma, e l'1 che è l'elemento neutro del prodotto. Quindi questo qua è l'elemento neutro del prodotto in K. Okay. Proprietà numero 9, che lambda più mu v è uguale a lambda v più mu v, invece lambda per v1 più v2 è uguale a lambda per V1 più mu per V1. Questo per ogni lambda e mu in K e per ogni V2 in V. Va bene. Ok, quindi non abbiamo fatto altro che ripetere il tutto. Sembra che le proprietà sono uguali a prima, cioè, vabbè, okay. Qual è il senso? Al 99% gli spazi vettoriali saranno Rn, no?
prendiamo, vediamo un esempio di spazio vettoriale che non è R. Uno si immagina, vabbè, gli spazi vettoriali saranno Rn, che ci vuole che ci sia? Sarà qui. Allora no. No. E no. Allora, andiamo a vedere uno che è diverso da Rn. Per esempio, le funzioni C0 sull'intervallo a B. Questo è B. Oh, allora ditemi chi è K, chi è la somma e chi è il prodotto per uno scalare. Chi è K? Non avendo io specificato nulla, chi è K? Allora, V sono le funzioni C0 di AB, che significa? Le funzioni continue su intervallo chiuso a B. Abbiamo studiato in analisi 1, eh? Una buona metà di voi il compito di analisi 1 scritto l'ha passato, anche se non tutti hanno fatto l'orale, ben pochi, ma dovete sapere. Ok, allora chi è il campo sottostante? Quello si chiama spazio vettoriale V su un campo K. Campo K dove stanno gli scalari? R, le funzioni per quanto le vuoi moltiplicare? Le vuoi moltiplicare per 2, per 3, per meno 5, per meno 6, per radical 2, per pi greco. Io le posso prendere una funzione e la moltiplico per un numero reale e ottengo un'altra funzione. Quindi il campo è R. Più che cos'è? Come si fa? Chi sono i vettori? Le funzioni. E come si fa la somma di due vettori? Che deve produrre un altro vettore. Si fa la somma. Ma sapete qua la somma di due funzioni? F più G. Come si fa? In ogni X si fa F di X più G. In qualche modo è come se F di X a variare di X fossero le combo. Non è proprio così, ma quasi. E il problema qual è? Quante sono le componenti? Infinite. Quante x ci avete in intervallo qui? Infinite. Quindi la funzione è come se fosse un vettore con infinite componenti, in qualche modo. Poi questa cosa si può precisare, ma forse non so neanche se riusciamo a farlo in questo modo. Ok? Quindi già c'è una similitudine, ma non è perfetta. Che non abbiamo come in Rn le componenti che sono 7, che sono 5, che sono 9. No, le funzioni hanno infiniti valori. Però si possono sommare con funzioni. Io prendo seno di x più coseno di x, la sapete fare, oppure x più seno di x, la sapete tranquillamente studiare. Okay. Andiamo a vedere se sono. E poi chi è il prodotto primo scalare? È facile, prendo una funzione, prendo uno scalare, moltiplico una funzione dello scalare. Seno di x per 5 è 5 seno di x. Va bene? Allora, andiamo a vedere se sono soddisfatte le proprietà. Prima proprietà, la somma di due funzioni è una funzione. Torna? Attenzione, la somma di due funzioni continue. Ah, è pure continua, allora sta a posto. Quindi la prima proprietà è vera, cioè l'operazione è interna. Capito? Ah,
per esempio, se io prendo le funzioni positive, questa proprietà andrebbe ancora bene, sono due funzioni positive e positive. Poi ci diciamo positivo nulla. Ci sta l'elemento neutro? Chi è l'elemento neutro? Cioè deve essere un mettore, cioè una funzione che sommata un'altra funzione la lascia tale quale. Chi è? La funzione 0. La funzione nulla. Quindi il vettore in questo caso è la funzione nulla. Vettore elemento neutro. Poi ci deve stare l'elemento opposto. La somma deve essere associativa. F più G più H è uguale a F più parentesi G più H. Sì. Allora, questo l'abbiamo verificato. Poi ci sta l'elemento opposto. Chi è l'elemento opposto della funzione x quadro? Meno x quadro. Allora vedete che se stiamo parlando di funzioni continue, l'opposto di una funzione continua è continuo. Ma se stiamo parlando di funzioni positive, l'opposto di una funzione positiva non è positivo. Quindi le funzioni continue saranno spazio vettore, le funzioni positive no, perché appena vado a fare l'opposto. Poi la somma deve essere commutativa, la somma di due funzioni è commutativa, f più g uguale a g più f, sì, perché si va x per x, in x, in r la somma è commutativa. Poi devono valere anche le proprietà per il prodotto per uno scalare, cioè io prendo una funzione, prendo uno scalare, li moltiplico, il risultato deve essere una funzione. È vero? Certo. Se io prendo la funzione seno, la moltiplico per radical 2, viene radical 2 sen x, che è un'altra funzione. Se la funzione seno la moltiplico prima per 3, poi per 5, è come averla moltiplicata per 15. È vero? Certo. Se la moltiplico prima per lambda e poi per mu, è come averla moltiplicata per lambda mu. È vero? Sì. E quindi c'è quella specie di associatività. Poi se prendo la funzione seno o qualunque altra funzione continua, la motivo per 1 rimane la funzione di prima. È vero? Sì. Bene. L'ultima proprietà è quella distributiva. Se faccio 5 più 3 per seno di x, deve fare 8 seno di x. È vero? Sì. Oppure se faccio 5 per seno più coseno, deve fare 5 seno più 5 coseno. È vero? Pure. E quindi le proprietà sono vere tutte qua. Quindi questo è uno spazio vettoriale. Vi fate un altro esempio di spazio vettoriale preso dall'analisi? Beh, mille ci stanno solo le funzioni continue. Saranno sempre funzioni di classe C1. Che cambia rispetto a prima? L'unica proprietà significativa che cambia è che l'operazione di somma deve essere interna, cioè la somma di due funzioni C1 deve essere C1. È vero? Sì. Il resto sono tutte proprietà che se valevano in C0 valgono pure in C1, cioè se la funzione è C1 a motivo per 5 rimane C1, cioè nel momento in cui se prendo alla C1 è un sottospazio di, è un sottoinsieme di C0? Sì. Nel momento in cui un sottoinsieme è chiuso rispetto alle due operazioni, cioè che significa? Cioè del C0 è più grande, abbiamo già visto che è uno spazio vettoriale su R con la somma e il prodotto scalare, prodotto per uno scalare usuale. Adesso prendiamo C1 che è un insieme più piccolo. Allora, per verificare che questo sia un sottospazio vettoriale, poi questa cosa la dimostreremo, adesso non voglio, però voglio dare la nozione ma senza entrare nel dettaglio, cosa bisogna verificare? Non c'è bisogno di verificare tutte e 9 le proprietà di prima, bisogna verificarne solo 2, perché lo spazio è più piccolo. Bisogna verificare che se faccio la somma di due funzioni nello spazio più piccolo, rimango nello spazio più piccolo, quindi la somma di due funzioni C1 è C1? Sì. Poi bisogna verificare che se prendo una funzione e la moltiplico per uno scalare, diciamo lo spazio più piccolo, rimane lo spazio più piccolo.
Se io prendo una funzione c1, la moltiplico per lo scalare lambda, lambda f è c1 ancora, tutte le altre proprietà le potete ignorare, perché siccome valgo lo spazio più grande automaticamente valgo anche lo spazio più grande. Chiaro? Quindi non è che noi dobbiamo verificare tutta questa lista di proprietà ogni volta. Se c0 è uno spazio vettoriale su R, c1 pure, e c2 pure. Qual è di questi qua lo spazio più piccolo? Cn, no. C infinito, vi ricordate, abbiamo dei finiti. Chi era C infinito? Quelle che sono, hanno tutte le derivate. Tra questi che hanno più una o più derivate. Però c'era uno spazio vettoriale più grande di C0, qual è? Su un intervallo a B. C'era uno spazio vettoriale, abbiamo visto durante la fine del corso, che era più grande di C0. Cioè la funzione C0 era sicuramente integrabile secondo Riemann. Quindi le funzioni integrabili secondo Riemann su AB sono uno spazio vettoriale. Allora, siccome tutte le funzioni sono uno spazio vettoriale, in realtà verificare che le funzioni integrabili secondo Riemann, tutte le funzioni da R in R sono uno spazio vettoriale, questo rifate le nuove proprietà, lo vedete. Allora, siccome le funzioni integrabili secondo Riemann sono un sottoinsieme dello spazio di tutte le funzioni, basta verificare, la somma di due funzioni integrabili secondo Riemann è integrabile secondo Riemann? Sì, l'integrale della somma era la somma degli integrali. Poi, se prendo una funzione integrabile secondo Riemann, la moltiplico per uno scalare, è integrabile secondo Riemann? 5f. Sì, è, addirittura sappiamo pure che l'integrale è un funzionale lineare, cioè l'integrale della somma è la somma degli integrali, l'integrale di lambda f è uguale a lambda volte l'integrale di f. Quindi questi qua sono tutti esempi a costo zero di spazi vettori. Non ci stanno solo R, ci stanno molte funzioni. Ah, la prospettiva si complica, ma si fa molto più interessante, perché quando farò dei risultati che andranno a generare lo spazio vettoriale, varranno pure per le funzioni. Poi vedremo che se lo farò per gli spazi vettoriali di dimensione finita, quando faremo la dimensione spazio vettoriale, allora per le funzioni non vanno. Non necessariamente, perché quelli valgono spazio vettoriale. Perché quelle non sono dimensioni. Oh, ci sta una cosa in realtà che andrebbe andata considerata pure questa. Cioè la il campo però è cambiato, cioè prima avevamo Rn, era uno spazio vettoriale sul campo R, poi abbiamo le funzioni che sono spazio vettoriale sul campo R, ok? E il campo è sempre R. Perché? Ci può stare un altro campo? Quanti campi conoscete voi? R? Voi li conoscete solo? R? E? C. C pure è un campo, vi ricordate? Ok? Allora, prima di cambiare campo, adesso facciamo questi altri due minuti e poi ci facciamo la parte, vi fate un altro esempio di spazio vettoriale che non sia Rn e che non sia uno spazio di funzioni. Cioè in realtà è uno spazio di funzioni, però insomma non come quello di prima. Per esempio, se io prendo le successioni convergenti, sono uno spazio vettoriale? Che devo vedere? Sembra la stessa cosa. La somma di due successioni convergenti è una successione convergente? Sì. Sì.
se prende una successione convergente, la moltiplico per lambda, continua a essere una successione convergente? Sì, perché il limite dell'operatore è una funzione lineare sulla successione, cioè il limite della somma, la somma dei limiti, il limite di una successione per quindi questo qua, certamente le successioni possono essere viste come funzioni, quindi. Però è un po' diverso. Così come quando faremo le matrici, cioè le tabelle di numeri, anche quelle sono spazio vettoriale. Due matrici si possono sommare, prendo una matrice e la posso moltiplicare per 5. Se le matrici hanno lo stesso numero di righe, lo stesso numero di colonne, si possono sommare componente per componente, però non sono queste. Cioè, sì, le posso vedere come una matrice 5x7 la posso vedere come in R alla 35 perché c'ha 35 componenti. Però sono non sono componenti messe in fila, sono componenti organizzate in un certo modo. Quindi io se ho una tabella di 35 numeri messe in 5 righe e 7 colonne, l'elemento che starà nella terza riga e quarta colonna me lo indicherò con A, diciamo 18, ma lo indicherò con A3,4. Ok? Questo lo vedremo. Però potrebbe cambiare pure il campo. Per esempio, se io volessi avere come campo C per uno spazio di funzioni, cosa dovrei avere? Le funzioni dove le dovrei considerare? Se volessi avere il campo C, quelle funzioni di cui parlavamo prima, che com'erano? Funzioni da R in R. In questo caso, da dove volete voi a C. Cioè la cosa importante è che il codominio sia C. Perché? Perché vi ricordate come si fa il prodotto di una funzione? Lambda per F. Lambda moltiplica il valore di F. Allora se lambda sta in C e devo poter fare il prodotto, devo stare nello stesso campo, F deve stare in il valore di F. Quindi le funzioni che hanno codominio in C saranno un campo vettoriale su C. In tanti casi a noi ci serviranno soltanto le funzioni, no, campi vettoriali su R, però in altri casi potremo avere campi vettoriali su C. Quindi può variare anche il campo. Ci possono stare altri campi oltre a R o C? Certo, ci sono i campi finiti. Per esempio, per chi fa TLC, i campi finiti sono importantissimi perché possono servire per la teoria dei codici e per la teoria per la crittografia. Ok? Quindi potrei avere un campo, per esempio, GF2 c'ha solo due elementi, 0 e 1. Però qua la situazione si complica, non è, diciamo, non può essere coperta da questo. Vabbè, adesso facciamo una pausa.